avvicinatevi, demonietti, e prendete posto intorno al fuoco di Yokappa Show. Qualcuno su YouTube ha detto che le creepypasta o i racconti horror sono morti. Beh, non sono affatto d'accordo con questi cosiddetti creator. Perché è fin dagli albori della civiltà che noi esseri umani ci siamo sempre ritrovati a raccontarci storie spaventose davanti a un fuoco, come ora facciamo su YouTube, e così sempre sarà. Come nel precedente episodio, anche questa volta vi narrerò una storia che parla di un gioco Pokémon. In particolare di una versione hackerata di Rosso di prima generazione per il Game Boy. Un gioco insomma modificato da qualcuno per raccontare una storia alternativa alla lore classica che vi sorprenderà. Quindi cuffie nelle orecchie, demonietti, e immergiamoci nella storia di Pokémon Stranglet Red e nel secondo episodio di Creepy Camp. Ci sono tante storie là fuori che parlano di giochi Pokémon hackerati. Alcune di queste sono davvero molto carine, come quella che parla di una versione in cui ottieni come starter uno spettro della Torre di Lavandonia. Sto divagando. Mi sono appassionato a questi giochi modificati che, a quanto pare, si possono trovare in qualsiasi negozio dell'usato, su eBay o distribuiti da senza tetto o venditori ambulanti. Non ho avuto il piacere però di incontrare questi personaggi inquietanti, ma ho semplicemente trovato questa particolare cartuccia in un bidone della spazzatura, quando il camion della nettezza urbana ha fatto retromarcia vicino al cassonetto del mio vicino. Ho notato il gioco e ho chiesto al netturbino se potevo prenderlo, e lui non ha fatto alcuna obiezione. D'altronde era stato buttato via. Ovviamente ho chiesto anche ai miei vicini il permesso di poterlo prendere. Li ho visti perplessi però, perché sembrava che non l'avessero mai visto prima. Appena loro figlio piccolo lo vide, me lo strappò di mano. Aveva visto il Charizard in copertina gridando «Pokémon, lo voglio mamma!» Ma sua madre gli disse di no, visto che ero stato io a trovarlo. In ogni caso non aveva nemmeno un Game Boy, semplicemente gli piacevano i Pokémon. Sono quindi tornato a casa osservando l'adesivo della cartuccia lungo la strada. Era una vecchia copia di Pokémon Rosso di prima generazione, con l'adesivo leggermente strappato in corrispondenza del collo di Charizard. Una cosa piuttosto normale per un gioco così vecchio. Da bambino avevo avuto la versione blu, quindi ero un po' ansioso di vedere le differenze, seppur minime, della versione rossa. Sono rimasto piuttosto deluso da ciò che ho visto quando è apparsa la schermata del titolo. Pokémon versione rossa strangolata. Dannazione, era una versione hackerata. Purtroppo queste cartucce non hanno alcun valore e gli originali ormai sono piuttosto preziosi. Speravo comunque di poter giocare a Rosso, non a questa schifezza. Oh beh, poco male, era gratis, tanto valeva provarlo. Il nome però era strano. Rosso strangolato non aveva molto senso, perché se ci pensate le persone quando soffocano diventano semmai blu, non rosse. Tuttavia più ci pensavo più mi incuriosivo. La mia delusione iniziale si trasformò in un interesse irresistibile. Volevo sapere cosa aveva creato l'autore del hack e avrei annotato un diario con tutto ciò che vedevo. La prima stranezza che vidi è che la schermata iniziale aveva un Charizard accanto all'allenatore invece di un Charmander. Inoltre il Pokémon non cambiava mai come faceva nelle versioni originali. Rimaneva semplicemente statico anche dopo 5 minuti di attesa. Non preoccupandomi troppo, premetti start, notando che non era stato riprodotto nessun verso di Charizard iniziale, come invece avrebbe dovuto esserci. Vidi che era attiva l'opzione continua, quindi pensai di fare quello che facevano tutti con i giochi usati, ovvero curiosare nel salvataggio del precedente proprietario. No. No. Che cosa significa? Il gioco non mi permise di continuare, qualunque cosa facessi, anche se al quarto tentativo sentii il verso di Charizard, silenzioso e appena udibile. Facendo spallucce decisi di premere semplicemente nuovo gioco, come avrei fatto comunque dopo aver controllato il vecchio salvataggio. Lo schermo divenne nero per un po', senza il professor Oak e senza il tema iniziale. Alla fine apparve una prima schermata e mi venne mostrata una camera, due letti, due televisori e un computer nell'angolo. Lo sprite del mio allenatore era il solito, coerente con la versione rossa originale. Ero incuriosito del perché non avevo dovuto scegliere un nome per il mio personaggio, anche se la risposta mi fu data quando aprì il menu di pausa, notando che il mio allenatore si chiamava Steven. E no, questo non è il mio vero nome e questo non è un gioco autocosciente o infestato, almeno non che io sappia. Il mio nome era già preimpostato. La cosa curiosa è che vidi che possedeva la solita somma di denaro iniziale, senza alcuna medaglia.
Non sembrava rosso però, i suoi capelli erano più lunghi e gli arrivavano quasi a metà schiena. La solita espressione era sostituita da un sorrisetto fiducioso. Onestamente trovavo questo sprite molto più interessante del classico protagonista. Successivamente controllai il suo Pokémon, un singolo Charmander, livello 5, chiamato Miki. Non c'era niente di strano in lei, e sì, dico lei perché il personaggio si riferiva al Pokémon al femminile. Aveva le statistiche e mosse iniziali di un normale starter, conosceva solo graffio, colpo coda o cose di base. Tutto sembrava relativamente normale. Tornando al gioco camminai per la stanza, ma quando girai le spalle alla telecamera notai che sul retro dello sprite dell'allenatore erano presenti dei lunghi capelli. Non riconobbi la casa e scesi le scale per saperne di più. Al piano inferiore c'era un altro allenatore, che mi parlò nell'istante in cui scesi. «Mike, pronto?» E Steven rispose «Sì». Immaginai che questo Mike fosse il mio rivale designato per me dal gioco, un sostituto di Blue molto probabilmente, anche se ripensando alla camera con due letti, realizzai che non erano solo rivali, ma bensì anche fratelli. Seguirono poi una serie di dialoghi abbastanza standard fra i due personaggi riguardanti i Pokémon, diventare un Pokémaster, catturarli tutti e cose del genere. Litigarono poi su quale fosse il Pokémon migliore, Charmander o Squirtle, e questa diatriba portò alla battaglia introduttiva, come quella contro Blue in laboratorio d'inizio gioco. Fu abbastanza semplice e, dopo non molti colpi, vinsi grazie al fatto che avevo iniziato per primo. Notai che lo sprite di Steven era molto più gradevole nella schermata di lotta rispetto a quello di Rosso, una posa diversa in cui i suoi capelli sembravano mossi dal vento, una breve e piccola variazione che però lo rendeva molto più carino. Uscii di casa dopo aver chiacchierato ancora un po' con mio fratello, udendo subito il tema di Biancavilla. Andando verso est, scoprì che questa era davvero la città iniziale. La casa si trovava semplicemente nella periferia ovest. Constatai che non c'era un misterioso campo erboso come nella normale città del gioco. Girovagando, scelsi di controllare l'abitazione di Rosso. Sua madre era all'interno e quindi le parlai, e commentò quanto fosse bello Steven, sperando che suo figlio un giorno diventasse come lui, visto che l'anno successivo sarebbe diventato allenatore. Questo mi fece capire che il gioco era ambientato un anno prima della storia di Pokémon originale. Rosso era addirittura presente al piano superiore. Mentre giocava al Super Nintendo nella sua stanza, se si interagiva con lui commentava «Anch'io diventerò il migliore quando sarà il mio turno». Era interessante, un'avventura completamente nuova, un personaggio diverso. Diamine, Steven sembrava avere addirittura una storia di sfondo molto ben definita con gli altri abitanti della sua città. Una reputazione, una personalità che andava oltre un protagonista silenzioso. La gente di Biancavilla gli parlava per davvero facendo conversazione, non solo stupidi dialoghi da tutorial. Anche la sorella di Blue aveva una nuova stringa di testo e sembrava addirittura che avessero una relazione, poiché il dialogo terminava con un bacio e un cuore sopra la sua testa. Il professor Oak mi augurò semplicemente ogni bene, regalandomi un Pokédex per aiutarmi nella mia avventura. Non me lo diede come obiettivo fondamentale, come in ogni altro gioco Pokémon, me lo diede per gentilezza, come qualcosa che mi aiutasse nel mio cammino, un regalo. Questo gioco mi stava piacendo ogni secondo sempre di più. Sembrava avere una vera storia alle spalle. Ero qualcuno, non solo un protagonista fatto con lo stampino adattabile a chiunque, non una pagina bianca ancora da scrivere. La storia era diversa, ma il gameplay era lo stesso di sempre. Andai a nord come dovevo, di città in città, accumulando medaglie e ricevendo elogi dai capi palestra. La fama di Steven sembrava addirittura diffondersi, poiché alcuni NPC gli parlavano come se lo conoscessero. Ho usato Miki per ogni battaglia e stava crescendo velocemente e sorprendentemente bene. Sconfisse Brock con facilità e sbaragliò Misty senza alcun problema. Non era nemmeno influenzata negativamente dagli attacchi super efficaci come gli altri Pokémon. Faceva più danni di un normale Charmander, era una vera potenza. Si è evoluta perfino in un Charizard a livello 25, il che non era affatto male. Le cose però iniziarono a farsi strane non appena raggiunsi Lavandonia. Lo so, questa città è il fulcro dietro ogni storia inquietante o simili, ma era l'unico posto in cui notai diverse differenze. Non c'era stato innanzitutto nessun blitz del Team Rocket, cosa che trovai strana, anche se poi mi ricordai che la storia che stavo vivendo si era svolta un anno prima dell'avventura ufficiale. L'invasione della banda quindi sarebbe avvenuta successivamente ai tempi di Rosso. Provai ad entrare nella torre Pokémon con l'obiettivo di ottenere un Ghastly, ma fu allora che successe una cosa strana. Non ho motivo di essere qui. Il protagonista non sarebbe entrato nella torre, qualunque cosa avessi fatto. Era strano, voglio dire, ci sono un milione di posti accanto in cui non sarei dovuto essere, ad esempio le piccole case di contorno con nient'altro che bambini NPC.
perché Steven non voleva entrare proprio lì? Me ne fregai e pensai che non avrei avuto bisogno di un Gasly dopo tutto, visto che Mickey poteva fronteggiare qualsiasi cosa. Perciò proseguì semplicemente per la mia strada. La Vandonia non aveva avuto altro scopo se non essere un crocevia con un centro Pokémon. Da lì in poi il gioco proseguì normalmente. Le palestre rimanenti caddero, una dopo l'altra, e alla fine riuscì a raggiungere i Super 4 e a sconfiggerli. Come con Blue, mio fratello Mike era lì davanti a me, dando inizio alla battaglia per decidere chi fosse il campione, che Mickey vinse con facilità. Le conseguenze della lotta furono piuttosto piacevoli, niente a che vedere con la tensione che era presente tra Rosso e Blue alla fine del loro primo incontro. I fratelli si congratularono a vicenda per i loro progressi e si strinsero la mano, e lo schermo divenne bianco. Nessuna sala d'onore, né alcun credito di fine gioco. Quando lo schermo tornò, eravamo di nuovo a casa. I due fratelli, seduti al computer, conversavano tra loro. Steven, non voglio. Mike, e dai, devo prenderla in prestito solo per un secondo per finire il Pokédex. La voce non verrà registrata se non mi riconosce come proprietario solo per un secondo. Ma lei è la mia Mickey. Prometto che te la restituirò. Lo facciamo, per favore? Comparvero le opzioni sì e no. Ero un po' perplesso, quindi premetti no per essere cauto. Lo facciamo, per favore? Lo facciamo, per favore? No. Lo facciamo, per favore? Mi resi conto che tutto si sarebbe ripetuto in eterno finché non avessi premuto sì. Quindi lo feci solo per vedere cosa sarebbe successo. Perfetto, ci vorrà solo un secondo e poi diventeremo entrambi maestri di Pokémon. Steven rispose solo con dei puntini di sospensione. Lo schermo cambiò nella classica schermata dello scambio Pokémon, cosa che trovai un po' strana visto che ero da solo, ma in ogni caso questo era ciò che apparentemente doveva accadere. Mickey andò per prima. La guardai pigramente mentre iniziava a viaggiare lungo il tubo di scambio. Questo mi fece sobbalzare. Il rumore improvviso risuonò nella mia camera silenziosa, poiché il volume era al massimo. Guardando lo schermo, notai che il gioco sembrava essersi bloccato. Mickey era ancora a metà dello scambio, ma il gioco non stava facendo nulla. Con un sospiro, semplicemente spensi il gioco, chiedendomi quando fosse stato il mio ultimo salvataggio. Quando il titolo si riaccese, fissai per un attimo la schermata iniziale. Non c'era più Charizard accanto all'allenatore. Premendo Start, vidi che l'opzione Nuova partita era assente, lasciando solo Continua. Questo era, a dir poco, strano. Quindi proseguì mentre il gioco riprese senza nemmeno mostrare le mie statistiche, come avrebbe dovuto fare normalmente. Rimasi a bocca aperta, visto ciò che mi accolse. Comparve la scritta un anno dopo. Il tema di Lavandonia iniziò subito, riprodotto mentre lo schermo appariva lentamente dall'oscurità. Steven era nella torre Pokémon, il che rendeva la situazione ancora più strana, visto che la torre aveva sempre avuto un proprio tema. Era davanti ad una lapide, senza fare nulla. Chiedendomi cosa stesse succedendo, premetti A, tre puntini di sospensione. Confuso, provai a camminare, rendendomi conto che in quel momento avevo il controllo. Aprii il menu di pausa e controllai la mia squadra. Mickey non c'era più. Ma non solo lei, tutti i Pokémon erano spariti. Non aveva niente, perfino il Pokédex era assente dal menu e la sua borsa era vuota. Onestamente preoccupato, aprì la scheda allenatore. Non aveva soldi, non aveva medaglie. Il suo tempo di gioco era ora 8.795 ore, il che era impossibile dato che prima ne avevo giocate solo 30. Ma questa non era la parte più strana. La sua immagine, l'immagine del giovane allenatore bello e sicuro di sé, era diversa. I suoi occhi erano vuoti, il suo viso leggermente abbassato e quel suo sorrisetto sparito del tutto, sostituito dalla mancanza di qualsiasi espressione. Quei suoi lunghi capelli, prima perfettamente ricci, ora erano disordinati e spettinati. Non riuscivo più a guardarlo. Chiusi il menu. Feci per uscire dalla torre, ma ad ogni passo che mi allontanava dalla lapide, lo schermo tremolava. Come succede quando hai un Pokémon avvelenato in squadra? Deglutendo, riaprì di nuovo la schermata dell'allenatore. La sua immagine stava peggiorando. Ad ogni passo che facevo, abbassava sempre di più la testa, le spalle, quasi prostrato. Quando uscì dalla torre, era letteralmente in ginocchio, con le mani sul viso e i capelli penzolanti sul suo volto. Avevo già intuito cosa stava succedendo, ma questo lo confermò. Cominciai a mettere insieme alcuni pezzi nella mia mente. Mi ero sempre chiesto perché nei giochi originali non ci fosse alcun campione oltre al tuo rivale. Perché tu, il protagonista, hai dovuto battere il tuo rivale. Perché lui ti aveva anticipato senza nessun campione precedente da sfidare. Poi capì. La risposta era proprio lì davanti a me. Il campione precedente si era arreso. La sua preziosa Charizard, Mickey, era apparentemente morta, e con lei anche una parte di lui.
il suo Pokédex, gli altri Pokémon, le sue medaglie, la sua fama, tutto gettato via in quell'anno. L'anno che mi sono perso e da cui provenivano tutte quelle ore. Infatti avevo fatto i conti, ed effettivamente ci sono 8.765 ore in un anno, e aggiungendo le mie 30 di gioco precedenti, tutto corrispondeva. Anche se la situazione era questa, il gioco continuò, con questo che penso sarebbe dovuto essere un finale. Voglio dire, cos'altro ci sarebbe stato da fare? Non avevo Pokédex, né Pokémon, niente. Cos'altro avrei dovuto fare? Parlai con tutti in città, ma tutti dicevano cose simili. Stai bene? Stai ancora piangendo, vedo. Andrà tutto bene. Per favore, c'è qualcosa che possiamo fare? Steven non rispondeva mai, e tutti dicevano semplicemente le stesse cose ancora e ancora. Non potevo chiudere il gioco proprio adesso, anche se era tutto così strano. Incuriosito, mi diressi verso l'erba alta, e alla fine iniziai a combattere con un Rattata. Nessun Pokémon poteva entrare in battaglia, c'era solo lo sprite di Steven. Mi chiesi a questo punto come avrei potuto combattere. Rattata selvatico ti ha lasciato stare. La battaglia finì senza che accadesse nulla. Questo comportamento è stato decisamente interessante, ed è successo con tutti i Pokémon che ho incontrato. Pidgey selvatico ti ha ignorato. Ponyta selvatico è scappato. La musica non cambiava mai. Non importa dove andassi, il tema di Lavandonia continuava a perseguitarmi, seguendomi a volte e rallentando leggermente. Cercai ovunque, in ogni città, parlai con chiunque, chiedendomi che cosa diavolo dovessi fare. La mia frustrazione si mescolò all'atmosfera deprimente di tutto questo, rendendo l'esperienza nella sua interezza snervante e fastidiosa. Ma non riuscivo a smettere. Cominciai però ad arrabbiarmi un po'. Nessuno mi diceva niente, oltre farmi le condoglianze e cercare di darmi oggetti come limonata o caffè. Ad ogni personaggio che incontravo, Steven rispondeva nello stesso modo. No. Ad un certo punto pensai quanto fossi stato stupido, realizzando all'improvviso come la risposta più probabile fosse proprio davanti a me, dovendo tornare a Biancavilla, ovviamente. Tuttavia raggiungerla richiese molto tempo, dovendo camminare senza Pokémon con cui poter volare e senza bicicletta, e con Steven che sembrava muoversi alla metà della normale velocità di movimento. Per prima cosa provai a parlare con il professor Oak. Sono cose che capitano, sei stato semplicemente sfortunato. Poi provai con la sorella di Blue, per favore, non uscire più di casa. La madre di Rosso non mi vuole nemmeno parlare. Senza nessun altro posto in cui andare, camminai verso ovest, trovando la mia casa iniziale, nella quale non ero più tornato da quando avevo lasciato Biancavilla ad inizio partita. Dentro c'era Mike, ma parlare con lui risultò altrettanto inutile. Mi dispiace così tanto. Riflessi per un momento sul fatto che questo fosse davvero il finale. Steven condannato a vagare per canto infelice, perseguitato dai ricordi e costretto ad ascoltare le preoccupazioni di tutti su di lui. Come ultimo disperato tentativo di fare qualsiasi cosa, andai in camera e mi avvicinai al letto. Vado a dormire. Lo schermo divenne nero per un momento, ma poi lentamente riapparve. Il mondo, ora, aveva una tinta nera. Lo sprite di Mike giaceva dormiente nell'altro letto. Supposi che questo significasse che fosse notte. Lo farò. Fare cosa? Ancora una volta non ne avevo idea. Provai quindi ad ispezionare tutta la stanza, ma senza successo. Appena uscì di casa, apparve un altro dialogo. Lui può riportarla indietro. Lui può fare qualsiasi cosa. Di cosa diavolo stava parlando? Qualcosa che potesse fare qualsiasi cosa? Non riuscivo a capirlo. Girovagando, provai a lasciare Biancavilla nel solito modo. Non da questa parte. Non volle proseguire. Tentai di entrare nelle case. Al diavolo. Continuai a guardarmi intorno, ma non potei andare da nessuna parte, finché accidentalmente non mi spostai verso il mare, e Steven entrò direttamente in acqua. Era visibile solo nella metà superiore del suo sprite, come i nuotatori che incontri nella palestra di Celestopoli. Non immaginavo che sapesse nuotare. Quello scomparso. Mi sono fermato per un momento. No, non poteva assolutamente voler dire questo. Non avevo ancora provato il trucco di Missigno in questa cartuccia hackerata. Doveva essere quello che intendeva. Ho nuotato verso l'isola Cannella. Iniziai a sentire che qualcosa non andava, più di quanto già non lo fosse. Silenzio. Il tema di Lavandonia si era fermato. Non c'era più nessun rumore, né c'erano Pokémon. Continuai ad andare avanti. Arrivato all'isola feci surf su e giù per la costa orientale. Ed ecco. Appare Missigno Selvatico. Sei mio. Missigno Selvatico è stato catturato. Ma che diavolo? Steven non aveva fatto nulla, solo ordinato a quell'ammasso di dati corrotti di unirsi a lui. No, di diventare suo. E così è stato. Tutto questo mi disturbò sempre di più. Controllando il menu mi accorsi che Missigno non era nella mia squadra, ma era presente invece come oggetto nel mio zaino, rendendo le cose ancora più strane.
Verificai anche la scheda dell'allenatore. Steven mi stava dando le spalle. I suoi lunghi capelli erano raccolti dietro la schiena tenendo le mani in tasca. Ricordai allora quello che aveva detto ad inizio nottata e capii cosa dovevo fare. Raggiunsi il continente e mi diressi a nord-est verso la Vandonia. Lungo la strada notai che tutti gli allenatori, stranamente ancora fuori a quest'ora, non guardavano Steven. Tutti si voltavano quando passava, anche quelli che normalmente erano statici. Provai a parlare con una delle guardie negli edifici di passaggio tra una zona e l'altra. Vai e basta. Dissero tutti la stessa cosa, anche se uno mi fece venire i brividi lungo la schiena. A volte morire è meglio. A questo punto ebbi le mani sudate. Steven stava per tentare l'impossibile, qualcosa che alcuni avrebbero ritenuto un crimine contro natura, opinione piuttosto diffusa tra gli NPC. Mi feci forza, era solo un gioco e io stavo per completarlo. Ci volle un'eternità a raggiungere la torre Pokémon, ma alla fine ci arrivai, facendo un respiro profondo e dirigendomi verso la lapide. Ricordavo anche quale. L'immagine di Steven in piedi davanti ad essa mi era rimasta ben impressa nella mente, dopo tutto. Per prima cosa la ispezionai. Steven. Mickey. Non successe nulla. In un baleno aprì il menu e selezionai l'oggetto missigno dalla borsa. Oak. Steven, non usarlo! Mi ricordai di quando il professor Oak ti diceva magicamente che non potevi usare un oggetto chiave da qualche parte. Come quando usi la bicicletta in un edificio, anche se questa volta il messaggio fu diverso. Peggiore. E Steven rispose. In un mondo che mi ha ingannato, perché dovrei giocare onestamente? Steven usa lui. Puntini di sospensione. Steven ha ottenuto... In nome di Dio, che cosa avevo ottenuto? Non posso dirvelo perché in quel momento il gioco mi tolse il controllo. Steven se ne andò da solo dalla torre, camminando passo dopo passo. Il tema di Lavandonia riprese appena uscito dall'edificio. Iniziò un altro lentissimo viaggio di ritorno. Ogni volta che attraversava uno dei confini dove la musica sarebbe dovuta cambiare, diventava invece progressivamente più lenta, sempre più inquietante. Fino a che, quando raggiunse Azzurropoli, era ormai ridotto ad una marcia demoniaca. Lo osservai, cercando di capire dove stesse andando. Presto divenne chiaro. Era diretto a Biancavilla. La musica si fermò quando arrivò lì, suonando una nota dopo l'altra. Andò esattamente dove avevo immaginato, direttamente a casa sua, salendo su per le scale. A questo punto non c'era più musica. Steven si mosse passo dopo passo, fermandosi davanti al letto di suo fratello, voltandosi verso di lui. All'inizio pensai che il gioco si fosse bloccato. Non fece nulla, rimase semplicemente immobile a fissarlo e non potei spostarlo. Nonostante ciò, scoprì che potevo aprire il menu. Fui terrorizzato al pensiero di guardarci dentro, ma non potei trattenermi. Selezionai la sua scheda allenatore. Si udì un ringhio basso, come il verso distorto di un Pokémon. Steven mi stava guardando, questa volta direttamente voltato verso lo schermo. Era curvo, la frangetta gli nascondeva il viso e i suoi capelli erano arruffati. Non aveva nemmeno un volto, solo nero, due occhi rossi che guardavano dritto in avanti e un sorriso bianco in contrasto con l'oscurità della faccia. Ma non era tutto. Il suo nome era cambiato in Steven, scritto con numeri e simboli. Non potei distogliere lo sguardo, i miei occhi fissavano i suoi senza interrompere il contatto per un po'. La mia vista si stava offuscando fino a quasi non vedere più molto bene e la mia faccia si bagnò. Stavo piangendo, come un bambino. Non c'era niente che potessi fare per trattenere le lacrime. Ero stato con questo ragazzo fin dall'inizio. L'avevo portato al successo, per poi essere costretto a vedere il suo declino, dopo un tragico incidente. E adesso era diventato questo. Questa cosa, questo abominio. L'ho visto impazzire. Asciugandomi gli occhi, chiusi la scheda allenatore e provai a salvare il gioco, volendo semplicemente smettere. Il gioco, però, mi avvertì con un messaggio. Niente può essere salvato adesso. Il menu di pausa non si chiudeva. Qualunque cosa facessi, senza altre opzioni, controllai la borsa, ma non successe nulla. Controllai i Pokémon, e ce n'era uno. Un singolo sprite. Aveva 0 HP, e il suo status era Dead. Il suo nome era Mickey, scritto con numeri e simboli. Lo selezionai, e si presentarono 4 opzioni. Stato. È lei. Cambia. Mai. Chiudi. No. Strangola. Con le mani e le dita tremanti selezionai strangola e il menu si chiuse, mostrando di nuovo Steven nella stanza. Addio. Il gioco si spense. Rimasi più sbalordito che spaventato. Un po' scioccato lo riaccesi e la schermata del titolo mostrava lo Steven corrotto
con un Charizard orribilmente glitchato. Premetti Start e poi continua. Tutto quello che si poteva vedere ora era un'immagine ingrandita di Biancavilla, che mostrava la casa di Steven a ovest. L'erba alta ora la circondava, ed erano presenti quelle pietre inamovibili che la rendevano impossibile da raggiungere dal resto della città. L'immagine era completamente statica, senza musica, senza movimento. Sbiadì progressivamente in bianco e tornò alla schermata del titolo. Ora era come quando avevo avviato il gioco per la prima volta, un allenatore e un Charizard che non cambia mai. Provai a premere continua, comparve la solita risposta iniziale. No! Dopo questa brutta storia, la casa è rimasta isolata nel campo erboso irraggiungibile a ovest di Biancavilla. Forse per dimenticare il fattaccio avvenuto tra i due fratelli, mentre un inconsapevole rosso iniziava la sua storia e il mondo seppelliva nei propri ricordi la storia di quel campione dimenticato. Questo fuoco ha ancora tante storie da raccontare, perciò se volete ascoltare altre storie, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo incubo!